fino ad oggi nel nostro giro di microfono tra gli operatori del mondo della comunicazione hanno parlato un po' tutti, le aziende in primo luogo e continueranno a farlo, e poi il fronte delle agenzie nelle sue diverse diramazioni, agenzie di pubblicità, relazioni pubbliche e via discorrendo. Oggi invece sono felice di poter annunciare una collaborazione periodica con Kantar Italia, nella persona di Federico Capece, CEO di Italia, Grecia e Israele, con cui appunto periodicamente faremo un po' il punto su come cambia l'atteggiamento dei consumatori in questa fase e magari cercando di anticipare quali saranno i comportamenti nella fase 2, sperando che arrivi presto, ma anche cercheremo di verificare quale sarà l'atteggiamento delle aziende di fronte a questa situazione. Allora, innanzitutto, benvenuto Federico, è Ciao Salvatore, un ben piacere trovato. trovarti e iniziare questo nuovo percorso. Allora, tu hai una visione veramente a 360 gradi su quello che sta succedendo dal punto di vista dei consumatori, ma anche, e questo sarà credo il tema di una prossima ricerca, quello che è l'atteggiamento delle aziende. Allora, partiamo dal cambiamento dello scenario dei consumatori. Avete recentemente pubblicato una interessantissima ricerca, no, sul Covid, un barometro sul Covid-19 dove emergono spunti interessanti. Beh, intanto il dato secondo me più eclatante è che quando abbiamo chiesto ai consumatori, onestamente in tutto il mondo, è stata una ricerca partita dall'Italia che oggi copre più di 50 paesi. Abbiamo chiesto al consumatore che cosa suggeriresti alle aziende, solo il 6% ci dice che smettessero di fare pubblicità. Ecco, Quindi, questo è un dato molto importante perché abbiamo visto, insomma, alcune aziende che hanno smesso di fare pubblicità a favore di donazioni, cioè cose peraltro meritorie, però evidentemente sono in contrasto con quello che si aspettano i consumatori. Possiamo approfondirlo questo argomento? il brand, in qualità di portatore di valori e di anche rappresentazioni, è un qualcosa a cui i consumatori sono oramai abituati e di cui hanno bisogno. Gliel'abbiamo fatto, l'abbiamo instillato noi in tanti anni di marketing ed è giusto che sia così. Quindi il silenzio non è un qualcosa che i consumatori gradiscono, soprattutto per le marche più nuove, dirompenti, intrattenitive, ma anche per le marche più quotidiane e vicine. Questo dato mette alla luce fondamentalmente una cosa importante, cioè che le aziende possano smettere di fare advertising è assolutamente comprensibile, però quello che diciamo noi in Kantar è l'importante che sia una scelta, cioè se questa è una scelta dovuta a una ricerca di saving, ci sta. Però l'importante è che si arrivi a questa scelta con delle misurazioni dell'impatto anche del silenzio, non solo dell'impatto dell'hearing, come spesso facciamo. Cioè, purtroppo siamo in un momento, Salvatore, questo, in cui dobbiamo ragionare molto anche in termini di deprivazione e al contrario. Cioè, anche noi non dobbiamo più fare solo ricerche su come crescere, ma su come limitare la decrescita. E questa è una cosa che i consumatori in tutto il mondo, anche in Italia, hanno detto con forza. Un altro, secondo me, elemento fondamentale è come poi debba essere questa pubblicità, perché Esatto, il tema del linguaggio e dei contenuti da veicolare. Dici. esattamente hai toccato un punto fondamentale che è il linguaggio. Cioè, in questo momento, più di altri momenti, e soprattutto nella fase iniziale, perché adesso sta già cambiando, il linguaggio, il tone of voice è stato un deterrente dell'attenzione o invece un attrattore dell'attenzione ed un motivo di ingaggio ben più alto dei contenuti stessi. Purtroppo anche lì siamo arrivati adesso ad un momento di overdose di linguaggi, se vuoi, un po' paternalistici, un po' emotivi, però di fatto questo è stato il primo punto che il nostro barometro ha registrato, cioè un momento in cui si gioca un po' sul filo del rasoio, in cui è davvero facile prendere dei rischi e mi permetto di dire perché ho tantissimi clienti con cui ho relazioni continuative anche adesso, spessissimo si smette di fare pubblicità perché si ha paura di farla sbagliata. E qui entra un'altra ricerca che ti do un po', come dire, in anticipo su altre cose che abbiamo già detto, che è abbiamo ritestato
tutta una serie di advertising che avevamo già testato prima del Covid. E ci siamo chiesti, perché la ricerca è questo, no? La ricerca fa delle ipotesi, le pone a verifica, è sempre etica in questo, noi non abbiamo opinioni precostituite. Quindi l'ipotesi era, da verificare, era quelle stesse pubblicità durante il lockdown hanno un impatto minore, uguale o superiore? E l'abbiamo fatto con delle tecniche di ricerca per noi abbastanza consolidata di pretest, quindi in maniera assolutamente pura. 2 settimane fa, quindi estremamente recente tutto il field di questa ricerca, quindi oltre 2 mesi dal lockdown, abbiamo dimostrato 3 cose. La prima cosa è che le pubblicità che funzionavano prima ritornano ad essere efficaci anche adesso. Quindi abbiamo passato il momento in cui si deve per forza fare una pubblicità contestualizzata. E questo lo voglio dire con forza, perché non solo agenzie, consulenze, ma anche, diciamo, esponenti del mio stesso settore continuano a dire che in questo momento occorre fare pubblicità specifica per il Covid. Era vero all'inizio, adesso non è più vero, l'abbiamo dimostrato con i fatti. Questo significa che la gente ha voglia di vedere una pubblicità, immagini o contenuti che richiamano magari in maniera rassicurante la dimensione di normalità a cui siamo sempre stati abituati, quindi con immagini di socializzazione normale. Questo è il secondo insight molto forte. Il primo è contenuto in quello che dici tu, ma anche dal fatto che si è normalizzata talmente tanto la fruizione dei mezzi, per cui, diciamo, il consumatore riesce oggi a discernere un contenuto filmico e di storytelling da un contenuto evidentemente realistico. Il secondo punto è quello proprio che dici tu, fondamentale. Cioè, siamo passati da un momento in cui semplicemente dire abbracciamoci non si poteva, perché si creava, come dire, derisione dai social o scandalo, in un momento invece in cui la socialità riacquisisce un valore importante. Il consumatore, io lo dico sempre perché ho la fortuna di intervistare con la mia azienda milioni di italiani ogni anno, la gente è più smart di come noi la pensiamo. Okay? La gente riesce ad andare dietro il contenuto, ad accettare le metafore, e soprattutto dopo 2 mesi di lockdown. Quindi questo è il secondo insight. Il terzo, molto forte, rimane una necessità e una volontà del consumatore di approcciare una relazione con il brand di tipo valoriale ed emotivo, questo rimane molto forte. Ciò nonostante, te la dico, diciamo, in maniera scherzosa, non basta una canzone lirica, una bandiera ed un balcone. Cioè, questo bastava all'inizio, oggi c'è un'overdose di una retorica veramente eccessiva che contrasta tanto con l'esigenza di ritorno alla normalità delle persone. Quindi il brand in questo rischia, sì, tantissimo. Per quello io ce l'ho con chi parla senza avere dei numeri, no, in mano. Perché se noi continuiamo a dire, diciamo, a dare dei messaggi all'industria del dobbiamo parlare solo di purpose, dobbiamo parlare solo di valori, dobbiamo fare pubblicità ad hoc, rischiamo di fare un danno enorme, perché oggi la gente invece vuole normalità. Allora, se tu non sei stato partecipe di questo tipo di filoni fino adesso, non è questo il momento di iniziare, perché crei un problema di hai una credibilità molto bassa e crei un problema di disengagement molto forte. Ecco, questo è interessante, perché è un giocare, come dire, d'anticipo e in certo senso usare un linguaggio controcorrente, ma in realtà in linea con quelle che sono le aspettative dei consumatori. Dalla ricerca che abbiamo pubblicato sui nostri mezzi qualche giorno fa, però emergeva un dato che mi ha un po' sorpreso, cioè per i centennials e i millennials l'ironia nella pubblicità non è molto ben accetta, soprattutto in questo momento. Non stride un po' con quello che hai appena detto, ossia la voglia di normalità che i consumatori vogliono, dove nella normalità e nella socialità c'è l'ironia, l'umorismo, lo scherzo, no? Quello che un po' vediamo in tante campagne pubblicitarie, diciamo, del periodo pre-Covid. Sai, sta accadendo che il consumatore, soprattutto quelli giovani, stanno facendo delle scelte rispetto alle fonti dei messaggi pubblicitari e non. Pertanto, la fonte di ironia in questo momento è consentiva solo ai loro nuclei, alle loro, diciamo, più strette cerchie, e ne fanno ovviamente tantissimo. Però
sono segmenti molto emotivi, quelli giovanili in generale, anche perché sono, non dimentichiamoci, tendenzialmente quelli a cui questa crisi sta limitando il futuro, per cui diciamo che vivono un momento particolarmente grave, i giovani deprivati della socializzazione, della vita fuori casa e da alcune possibilità di lavoro. Molti di questi giovani erano in stage, qualcuno in apprendistato e vedono, come dire, sommare anche le opportunità di lavoro, per cui si naviga veramente un po' come un elefante in una cristalliera. Per questo è importante, secondo me, essere guidati da analisi, dati. Oggi è un delitto affrontare un momento come questo con così delle opinioni personali. Ecco, questo io non riesco a sopportarlo della situazione attuale. Quindi ritorno alla normalità con un uso dell'ironia, come dire, attento, oculato, giusto? Assolutamente. Deve essere semplicemente nelle corde del brand. È un momento straordinario per intrattenere le persone. Quindi l'ironia ci sta assolutamente. Poi bisogna saperla dosare in un significato un po' più concreto. Quindi facendo una sintesi, anche per dare non solo alle agenzie che sono in ascolto, ma anche alle aziende che ci seguono numerose, quindi in termini di linguaggio, se possiamo riassumere, i consumatori si attendono un ritorno rassicurante alla normalità, giusto? Alla normalità, con questo io metterei l'elemento della consistenza, cioè il consumatore si aspetta che tu continui ad essere quello che eri in fase pre-Covid, ok? Quindi se non hai parlato di valori e non hai mai avuto un tono serioso, non è il caso iniziare, così come viceversa. Ecco, un suggerimento in particolare alle aziende, questo sarà un argomento che affronteremo magari nel prossimo futuro, anche perché su questo voi avrete, no, svilupperete delle ricerche ad hoc. Ecco, proprio dei bullet points alle aziende in questo momento. Io direi la prima cosa fondamentale, a me chiedono in questo momento tantissimo come cambia lo scenario dei consumatori, come cambia il consumatore e come quindi di conseguenza devo cambiare io. Ecco, il primo bullet point è domandarsi come invece io brand devo cambiare, non come il consumatore debba cambiare, perché nessuno è in grado oggi di dire se i cambiamenti vissuti nel lockdown possano essere duraturi o no. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è iniziare subito a leccarsi le ferite, ad andare a vedere i danni generati e smettere di pensare che il mondo possa essere sempre progressivo e migliore rispetto al passato. Questo momento di lockdown ha fatto delle gravissime lacerazioni tra il consumatore e il brand. Qualche brand ha perso top of mind, ha perso notorietà perché c'è stato il silenzio, qualcun altro ha visto il proprio settore completamente devastato. Quali settori è accaduto questo che stai dicendo? Allora, devo dire che i settori più, diciamo, colti sono i settori ovviamente dell'autovom, tutti i settori, diciamo, che vivono del consumo fuori casa, e oltre ai settori che conosciamo molto bene, l'automotive, il travel, il turismo. E quelli che hanno in qualche modo subito in maniera più forte l'impatto negativo dell'emergenza sanitaria, no? Esattamente. Poi all'interno di questi settori ci sono stati dei comportamenti sbagliati di alcune aziende, cioè ci sono state delle aziende che appunto hanno perso credibilità perché fino a ieri facevano la pubblicità del volantino e oggi iniziano a parlare di grandi valori, e questo ha creato un distacco evidentemente molto, molto, molto forte da colmare, e questo quindi bisogna misurarlo. Bisogna misurare che cosa hai perso, non dovuto necessariamente a te, ma che cosa hai perso per la situazione in generale. Pensa per esempio a che cosa è mancato in questo momento in termini di innovazione. Cioè il cliente, e ci sono grandissime parti dei nostri clienti che vogliono innovazione, dei consumatori finali, no? Ecco, questa è totalmente mancata, non c'è nulla di nuovo. Parli di innovazione di prodotto o servizi o di modalità di... In generale, sai, anche di modelli di relazione, di servizio. Questo è sorprendente se tu ci pensi. Non c'è nulla. Non so, se tu riesci a dirmi le tre grandi innovazioni che hai visto in questo periodo, io... Diciamo... Beh, io quella che ho visto più evidente è quella un po' tecnologica, nel senso che tutti i consumatori e le famiglie hanno dovuto accelerare il processo di digitalizzazione, quindi sono
diventati più esperti in questo senso e hanno forse colmato il gap. Colmato il divario iniziale. È l'unica che vedo, insomma. Sì. Torneremo sull'argomento, quindi è invece l'innovazione, secondo te, dove dovrebbe esprimersi in particolare? In due modalità. Uno è proprio l'innovazione di prodotto e il secondo è proprio di modello di experience, cioè l'abbiamo tutti vissuta la tristezza degli aperitivi via video call, no? Cioè, ecco, forse c'era qualcosa di più interessante in termini di modello di servizio da poter generare. Bene, Federico, allora alla prossima puntata, presumibilmente la settimana prossima, con qualche altra pillola. Ti ringrazio per questo tuo intervento, per questo percorso che iniziamo oggi con Canter Italia. Per oggi è tutto, per ADV Express TV, Salvatore Salvoni.